Buonasera amiche ed amici e bentornati a Fumetto Grazia, un podcast che, come sentite bene, è totalmente senza voce. Di nuovo con voi, episodio 163, un'altra settimana fumettistica, un'altra settimana piena di fumetti e, appunto, come dicevo, molti fumetti e molta poca voce. Giorgio Ceragioli con voi e anche, come sempre, il buon Filo Torta, che spero a questo punto abbia un po' più di capacità vocale rispetto alla mia. Sì, buonasera a tutti e a tutte, come potete sentire oggi cercherò di sostenere il mio compare che si è sacrificato per un bene superiore. Sì, che potrebbe anche morire durante la registrazione, quindi se iniziate a sentire un silenzio un po' più lungo, non so, chiamate qualcuno. Cavolate a parte, dicevo, un'altra settimana di fumetti, come sempre Marvel e DC, anche appunto in questo episodio, il 163, andremo nuovamente a vedere le ultime uscite appunto di Marvel e DC e di vedere un po' quali sono state le più interessanti, quali sono state le più positive e anche a volte quelle, diciamo, un po' che ci hanno un po' deluso. Non è stata una settimana di particolari annunci, ovviamente veniamo da quella precedente con il grandissimo comunque clamore portato da il rilancio, comunque la nuova era degli X-Men. Nel frattempo è uscita la serie animata X-Men 97 su Disney Plus. Io personalmente non l'ho ancora vista, però ho letto e sentito più o meno pareri quasi tutti entusiasti. Non so, te hai visto o sentito qualcosa di più? Io ho visto le prime due puntate di X-Men 97, devo dire che continua a fare quello che faceva bene la serie passata, cioè remixare i classici di Claremont. Il secondo episodio in particolare, da quel punto di vista, è molto ben riuscito. L'animazione è carina, e questo vuol dire che è un grande miglioramento rispetto all'animazione della serie originale, perché vista da bambino era tutto bellissimo, ma se andate a rivedere su YouTube le animazioni di X-Men, che non ha, all'epoca si chiamava solo X-Men, adesso potremmo chiamare X-Men 92, e che era finita nel 96, da qui il nome di quell'attuale 97, era inguardabile, per cui molto bene. Secondo me è un prodotto solido, molto ben riuscito, non mi sentirei di sperticarmi in queste lodi che vedo in tutto in giro, però diciamo che nel mondo di internet è anche pieno di persone, appunto, che non hanno confronti da fare con il materiale originale, per cui chiaramente non è che posso essere troppo severo. Poi viviamo nell'era della overreaction, quindi direi che fa anche parte del tempo in cui viviamo. La cosa che mi sta facendo più ridere è LeBron che continua a twittare tipo a Disney Plus di far uscire prima le puntate, oppure davvero boomer, scusate, dove posso vedere la serie, che è una cosa veramente che mi fa, non so, abbastanza ridere, devo dire. Detto questo, però, direi che possiamo anche chiudere quelle che era un po', diciamo, le chiacchiere introduttive, Filo, e andare verso la ciccia appunto della settimana. 5 fumetti anche questa volta di Marvel, 5 di DC scelti da noi dall'ultima settimana come sempre, e una spoiler su come sono state le tue 5 scelte, come è andato? Bene, benissimo, benino, insomma. Allora, per quanto riguarda le mie scelte, mi sentirei di dire abbastanza più bene che altro, con alcune ottime punte. In generale, diciamo, per Marvel è stata una settimana che direi positiva. Vediamo poi, appunto, come evolverà, però questa settimana c'è stato, appunto, le scelte di cui ho parlato sono state buone. Purtroppo, diciamo, il trend generale è negativo, perché appunto con il rilancio X in arrivo e la chiusura affrettata delle serie X ci sono un po' di cosette, appunto, che pagano questo. Però anche questo finale di Blade carino. C'è stato anche un esperimento interessante su Invincible Iron Man, di cui non parleremo, che praticamente sono solo splash page, cioè solo tipo 22 pagine di vignettone. Vignettone, bella parola, devo dire. A tutta pagina, appunto, e non penso sia stato proprio l'ideale, però interessante. Ok, allora partiamo effettivamente con la settimana DC e partiamo da quella che è forse la
testata appunto di punta, scusate il gioco di parole, della distinta concorrenza, cioè World's Finest Batman Superman, arrivato al numero 25, che per celebrare questa piccola milestone, diciamo, esce con un numero oversize più grande del normale. Perché? Perché la storia principale, sempre scritta da Mark Waid, è illustrata questa volta da Steve Pugh con i colori di Adriano Lucas e lettering di Steve Wants. Ed è una storia che sostanzialmente va a replicare quanto visto con il primo incontro tra Bruce e Clark, e invece in questa volta abbiamo il primo incontro tra le due nemesi, appunto, dei migliori del mondo. E infatti vediamo in questa timeline, questo passato di World's Finest, che è sempre più fringe tra l'essere totalmente in continuity e un po' una rilettura di cose già viste, appunto, la prima volta in cui Lex e Joker hanno fatto squadra, un classico team up. Devo dire che è una storia che è divertente perché va a incastrarsi con tutto quell'aspetto anche magico un po' stralunato dell'universo DC, e il fatto di essere ambientato appunto nel passato va un po' a riprendere vibes da anni 60, principalmente anni 70, sia per comunque la tipologia di team up, appunto, di avventura e di one shot, ma anche e soprattutto un po' per le scelte anche estetiche che lo stesso Steve Pugh, che ricordiamo ovviamente soprattutto per Peacemaker Trisard, sceglie e pone, diciamo, su tavola. L'artista porta anche quella grossa espressività un po' sopra le righe, di cui, come dicevo, avevamo già apprezzato le gesta comunque proprio su Peacemaker Trisard, colorato questa volta da Adriano Lucas, quindi con questi colori viola e verde, ovviamente, che la fanno da padrone su tutte, che comunque funziona molto bene e fa scorrere, diciamo, questo numero abbastanza velocemente e abbastanza tranquillamente. Non è niente di indimenticabile, è quello ormai, come abbiamo visto, un classico numero finale di arco narrativo che abbiamo visto Wade e su questa testata portare avanti sempre più spesso, e è appunto un piacevole divertissement che si conclude anche abbastanza velocemente, come dicevo, abbastanza in modo abbastanza indolore, ma anzi direi più piacevole che indolore. La cosa secondo me più interessante però è il finale, questo piccolo pezzettino di storia, di prologo, disegnato invece da Dan Mora con i colori di Tamara Bonvillain, che dà un po' il via a quello che sarà il prossimo arco narrativo proprio di questa testata, che era già stato un po' teasato sull'anno, quindi con la presenza degli imp e della quinta dimensione. E diciamo, intanto, l'ennesima dimostrazione che Dan Mora è nato per disegnare tutto, ma soprattutto dinosauri, che è una cosa che gli viene tremendamente bene, e più in generale un nuovo arco narrativo che sembra andare ancora di più appunto sul lato weird, sul lato divertente e più sul lato leggero, che è sicuramente un cambio di passo, un cambio di tonalità rispetto a quello al prequel di Kingdom Come che avevamo visto negli ultimi numeri, che secondo me serve ed è dove questa testata riesce a dare il meglio, sia per il modo in cui comunque Mora riesce a riportare anche le espressioni buffe e anche la morfologia di questi degli imp, ma anche insomma perché Wade, quando può lasciarsi un po' più andare e divertirsi con questi aspetti, secondo me dà ancora più il meglio di sé. Ma in generale un ottimo numero, un bel numero che ancora una volta conferma la qualità di quella che ormai è praticamente la testata portabandiera più o meno della distinta concorrenza. Filo, non so se hai altro da aggiungere, se no andiamo alla prima uscita di Casa Marvel e vediamo un po', insomma, dove andiamo a parare, che vedo già qualcosa di interessante. No, no, parliamo di Marvel. Io, nonostante sia un grande fan di Dan Mora, non concordo. Secondo me i dinosauri non sono la cosa che gli riesce meglio, ma questo ne parleremo in un'altra occasione. Ma più perché è talmente bravo a fare altro, non perché sia scarso a fare i dinosauri, anzi. Ok, e Marvel allora, vedo X-Men Forever numero 1, di nuovo Kieron Gillen. X-Men Forever numero 1 o Immortal 19?
Immortal 19, sotto mentite spoglie, come detto chiaramente da Kieron Gillen nella sua newsletter, credo anche più volte, che gli è stato chiesto da Marvel di fare uscire a marzo, non si sa bene per quale motivo, invece che in parallelo, diciamo, a Fall of the House of X, e in pratica ci viene a raccontare un po' quello che appunto succede fra la fine di Immortal e l'inizio della miniserie, sì, più che Fall of the House, Rise of the Power of X. Alle matite c'è Luca Maresca e ai colori Federico Blì. Appunto, devo dire che Luca Maresca channels his inner Lucas Wernick, soprattutto nelle prime pagine, però secondo me fa un gran bel lavoro, in particolare proprio le prime due pagine sono di grande impatto con il flashback alla fine 800 con Irene e... Oddio, come si chiama? E Raven, che è un po' l'incontro con Sinistro, e soprattutto la seconda pagina, no? Questa splash con le visioni del futuro che noi stiamo conoscendo bene, appunto, sulle altre testate della fine di questo periodo krakoano. E appunto la splash molto bella con un Nimrod, in questo caso invece molto che ricorda molto quello della copertina di Len Yu, adesso non ricordo quale copertina dell'X-Men di Hickman. E appunto è X-Men Forever perché Gillen torna a scrivere gli intrighi e il lavoro sui personaggi con scusa, è Immortal X-Men con i personaggi di Immortal, quindi appunto Destiny, Sinistro, in questo caso anche in forma appunto Dominio, Enigma, Mistica, Madre Righteous, anzi Madre Virtuosa e tutti gli altri. Rivediamo appunto anche Orbis Stellaris, che fine aveva fatto Orbis Stellaris, che secondo me è una bella aggiunta. C'è una Celine sempre più diciamo arrogante, che fa la sua diciamo figura iperpotente. Quindi diciamo tanti personaggi fighi che se le danno e complottano uno contro l'altro, come proprio appunto di Immortal X-Men, a.k.a. la Succession di casa Marvel. Ci succedono tantissime cose perché Madonna. vediamo appunto il flashback nel passato, poi Madre Virtuosa come risponde al fallimento del suo tentativo di diventare un dominio, nel doppio piano, sia quello nella White Hot Room con Hope e Exodus, sia quello nel presente in cui appunto deve scappare da Orbis Stellaris, il dottor Stasis e appunto Celine. E poi ci sono Xavier e la sua improbabile alleanza con Sinistro stesso e anche con Sebastian Shaw che continua a fare i suoi tripli giochi, risultando sempre comunque più scemo degli altri. Devo dire, è un bel numero che paga un po' la collocazione temporale, probabilmente riletto in parallelo funzionerà meglio, e in cui Gillen ci mostra ancora una volta molto bene il suo lavoro sui personaggi, come è bravo a caratterizzare i personaggi anche con poche linee di dialogo, in cui forse appunto proprio perché uscito dopo Rise of the Powers non ci dice tanto di nuovo. Ma ci sono alcuni spunti nuovi interessanti, come appunto il conflitto che si viene a creare nelle pagine finali fra Mistica e Destiny, che è forse lo spunto più interessante rispetto appunto a tutto il resto, e che era uno dei temi cardini di Immortals, no? Il loro rapporto, la loro storia d'amore più forte di tutto, ma che poi, in cui poi, nonostante sia Mistica, quella efferata delle due, era Destiny quella, diciamo, a manipolare la relazione. E devo dire, Luca Maresca mi è piaciuto molto perché è in un numero in cui serviva tanto, sì, in cui ci sono scene d'azione che comunque mostra molto bene con delle pose molto belle, un grande utilizzo dei poteri in forma figa, tipo Xavier, no? Che controlla tutti questi coltelli che sembrano quasi di età primitiva, piuttosto che i colpi, colpi magici, eccetera, eccetera. Era un numero appunto di tanti dialoghi in cui la capacità recitativa dei volti dei personaggi doveva fare la differenza e l'ha fatta. Ci sono appunto
tante tavole in cui è proprio, sono, le espressioni sono proprio ben riuscite. Quelle disperate, uno Xavier, no, in ginocchio che piange, Exodus, anche qui che non riesce a curare Jean, e Celine che diciamo gongola un po' di fronte a Madre Virtuosa quando lei non riesce con la sua magia a scappare, o anche Shaw appunto quando è lì in chiamata, Anche i quindi che sinistri. esatto. E tutto questo lavoro sulle espressioni fa la differenza in un numero così importante, e per cui è sicuramente approvato. Poi molto molto bella, e lì c'è tanto lavoro anche di Federico Blì, quella rappresentazione del No Place Ex da blu e gialla, tutta luminosa, appunto, Tipo un in cui. bocciolo, sembra un bocciolo di. Esatto, sì, sembra un bocciolo di un fiore, e in cui appunto anche il colorista ci mostra come sia cresciuto da quei colori accesi, diciamo più piatti, più classici che apprezzava all'inizio. Qui appunto i colori sono accesi, ma c'è un grande lavoro poi per dare questo effetto proprio luminescente. Ma hai detto tutto te, l'unico dubbio che rimane, che mi ha un po', non dico faticato, però comunque ha reso un po' difficile la lettura, è che abbiamo detto è Immortal 19, ma come dicevamo anche parlando, secondo me è 19, 20, 21, 22, 23, nel senso che succede veramente tantissimo, tantissimo in così poche pagine e boh, si vede un po' forse anche la necessità di dover andare ad unire i puntini che erano rimasti in sospeso da. E lo avevamo detto anche dai numeri di Rise of the Power of Ten e altro, quindi non so, si torna un po' al discorso che facevamo settimana scorsa. Non c'era davvero tutta questa furia di chiudere, quando andava bene finire l'era Krakoa, ma magari invece che entro giugno finirla entro l'anno, insomma, una cosa così, Sì, ma vabbè. inspiegabile, a quanto pare c'era bisogno di uscire con il cartone ancora caldo per boostare un pochino le vendite, ed è un peccato perché era appunto, come hai detto più volte, meritava di più. Poi oggi Tom Brevoort mi ha particolarmente irritato quando nella sua newsletter ha fatto il democristiano sull'AI usata diciamo, nel fumetto, dicendo: ah no, qualsiasi risposta che do rischio di far arrabbiare qualcuno. Mi dai una risposta, prendi una posizione, invece di, cioè, dillo, di chiaramente che, come diciamo, quella generativa che crea arte non è che crei davvero arte e non dovrebbe essere utilizzata. Invece manco quello siamo riusciti a dire, per cui Tom, date una regolata. Ah, ok, pensavo finisse anche peggio, ma totalmente d'accordo, quindi nient'altro da aggiungere. Ho da aggiungere qualcosa invece su Nightwing 112 che chiude questo minimo mini arco di due numeri in cui sostanzialmente il nostro amico Dick Grayson si ritrova con Bruce, quindi Nightwing e Batman insieme, scritto sempre da Tom Taylor, disegnato questa volta da Sammy Basri, che ha aiutato alle chine da Vicente Cifuentes, colori come sempre di Adriano Lucas e lettering di Wes Abbott. E devo dire che è uno dei mini archi, uno dei due numeri, sono due numeri veramente riusciti bene secondo me, perché Taylor, quando riesce a tagliare un po' tutto la retorica e tutto quella sovrastruttura che vuole infilare per forza nei propri fumetti, e si limita poi e va ad asciugare la storia, renderla più centrata su sentimenti e sulle emozioni dei personaggi come questa. Funziona molto bene, è dove l'autore riesce a dare il meglio di sé. Qui sostanzialmente andiamo a vedere un altro numero in cui Dick e Bruce cercano di nuovo di salvare questo ragazzo, questo bambino che era già stato visto nel numero precedente, e al di là dello sviluppo della storia che è abbastanza regolare e classico e non ci dà niente, tra virgolette, di nuovo particolarmente interessante. Dall'altra parte è bello vedere la relazione tra i due, come si parlino comunque, pur con le loro differenze, come persone reali, come persone diciamo che non sono marionette, e soprattutto il modo in cui, anche attraverso gli occhi di Bruce, perché durante tutta la storia abbiamo parecchio testo che è
monologo interiore proprio di Bruce, proprio attraverso questo strumento narrativo, Taylor ci permette di vedere le differenze tra, appunto, Dick e Batman, senza però limitarsi a un buono, uno è oscuro, uno è cattivo, eccetera, eccetera, ma effettivamente facendoci vedere come il rapporto con le emozioni, il rapporto con quello che è il ruolo di supereroe sia per i due diversi e allo stesso tempo uno riconosca la forza dell'altro. E devo dire che, ripeto, è stato un buon modo veramente di raccontare questo rapporto, di raccontare questo rapporto soprattutto alla luce di 80 e più anni di esistenza. E allo stesso modo ho paura che Taylor cerchi di fregarmi scrivendo un buon Batman e che non possa essere il preludio a qualcos'altro, ma quello lasciamolo stare. Anche Sammy Basri, che solitamente non mi convinceva, anche in questo numero, secondo me, fa un passettino avanti. I volti sono molto più nelle corde, ad esempio, di Bruno Redondo, anche se, ad esempio, fa un ottimo lavoro proprio su Batman. I volti a volte però mantengono ancora una piattezza, diciamo, e una mancanza di profondità che forse nei momenti più emotivamente importanti della storia qualcosa fa perdere. In ogni caso, comunque, come dicevo, un passo in avanti, qualcosa di meglio rispetto a quello precedente, quindi anche rispetto a quanto avevamo visto, ad esempio, su Steel qualche mese fa ormai, sicuramente. Come dicevo, appunto, passi in avanti. Quindi, questo era l'ultimo numero prima dell'avvio, della fine sostanzialmente della gestione di Taylor, Redondo e Lucas, perché il 113 sarà il numero celebrativo, che saranno i 300, numeri totali. Avremo poi un annual e poi inizierà effettivamente quell'ultimo arco, di cui avevamo parlato anche nelle settimane scorse. Questo solo per dire che, pur tra alti e qualche basso, alla fine dei conti, Nightwing si è confermata per praticamente tutta la sua durata come veramente una grande, grandissima serie, e credo che un po' ci mancherà, anche se non so ancora chi sarà a prenderne le redini in futuro. Filo, se non hai altro da aggiungere, andiamo. Sì, un po' tanti buoni sentimenti come Tom Taylor ci ha abituato, devo dire che però come dicevi tu nella parte del rapporto fra Nightwing e Batman e nel monologo anche di Batman che racconta Dick funziona molto bene. È un po' forse proprio nel finale che esagera un pochino in come diciamo appunto Dick sconfigge il cattivo. Andandosi a prendere sto proiettile che gli rimbalza addosso, che è un filo esagerato, però comunque cioè, la storia appunto è un po' zuccherosa, ma non eccessivamente, ed è pi molto piacevole da leggere. Assolutamente. Invece ti chiedo se è zuccheroso Captain Marvel numero 6, sempre Alyssa Wong, giusto? Sempre Alyssa Wong, questa volta con le matite di Rwairi. Credo perché c'è un accento evidenziato sulla I o forse un puntino, non si capisce benissimo dal lettering della pagina dei titoli. Adesso siamo arrivati a questo livello di analisi. E Coleman Che fatica. con i colori di Brian Valenza non è zuccheroso, c'è una certa sempre tono leggero che negli scontri che Wong dà, ma è un numero che in realtà spinge anche su. I sentimenti più tristi, diciamo, e più profondi nella parte che riguarda, diciamo, il rapporto fra, oddio, non mi ricordo mai il nome, la ragazza che in questo momento ha Elena Gabbans insieme a Carol e la ragazza di cui è innamorata, e Lenore, che è però posseduta appunto da Yuna, è il nome della ragazza che si scambia con Carol. E in questo rapporto con Lenora, appunto, gioco di specchi, anche qui in cui appunto Yuna è corrispettivo di Carol e Lenora è stata scelta come omen, cioè come diciamo annuncio, come profeta quasi dal Araldo, per usare. sì, esatto. Dal villain vero di questa saga, che è questa no, creatura occhiuta che
vuole portare la distruzione in tutto l'universo, eccetera. Ho scelto di parlare di questo numero dopo il 4 perché il numero 5 ci aveva mostrato un po' di più di Yuna, della sua famiglia, questa famiglia di ladri un po' appunto scalcagnata, ma allo stesso tempo molto brava, cioè che mischia un po' appunto come serio e faceto, come piace fare a Wong. E in questo numero si va di un po' di più sul cosmico, sul mostrare tutta la parte, tutti gli alleati, amici, famiglia di Carol che c'è nello spazio con l'impero, Chris Krall, Teddy e Billy, l'accusatrice Lauriel, che è la sorellastra di Carol, o Phi-La-Vell, che è un'altra Captain Marvel, che come teoria mi piace molto. Come realizzazione forse è mancato qualcosina, un po' affrettato. Anche qui la serie pare non avere molto successo, per cui è probabile che si avvii a chiusura col 10 o col 12, come altre serie che sono partite con più o meno successo in questo anno. Secondo me, adesso, arrivati al numero 6, dal punto di vista della storia, è tutto sommato discretamente eseguita. Però Almeno per quanto riguarda, diciamo, il villain, il suo ruolo, il rapporto con Yuna, eccetera. Manca un po', al di là di questo Janis Vell ucciso e posseduto, cioè Carol appunto è stata forzata in questa cosa per la questione, delle bande che la scambiano. E il suo ruolo nel macro conflitto è un po', diciamo, quello di ok, ci sono dentro e visto che sono un'eroina farò di tutto per fermare la cosa, ma diciamo il legame con la storia di Carol stessa non è del tutto riuscito. Dal punto di vista, è un'altra cosa che paga un po' questa serie è il punto di vista artistico, perché Rory Coleman credo sia terzo o la terza artista che si è alternata in questi primi sei numeri, e perché l'artista titolare era appunto Jean Bazaldua, no, è la seconda, era comparsa già nel numero 3, Coleman, e però entrambi sono discreti e discrete. Ma manca qualcosina per far spiccare questa serie, mentre al contrario, soprattutto all'inizio con Belen Ortega, non con Belen Ortega, con Carmen Carnero, la serie di Kelly Thompson aveva avuto occasione, diciamo, di spiccare. E Coleman si vede che è alle prime, diciamo, esperienze, perché ha certe cose che funzionano e altre meno. Alcune espressioni che vogliono essere un po' sopra le righe, poi finiscono per esserlo oltre e avere queste bocche aperte che fanno sembrare i personaggi in scena un po' frizzati in una posa stupida. E diciamo, le chine un po' pesanti su alcuni contorni dei corpi non aiutano il tratteggio, staccando un po', diciamo, i personaggi dagli sfondi e dal resto. Però, tutto sommato, invece il lavoro di narrazione sequenziale funziona abbastanza bene. La vicenda da pannello a pannello si segue bene, per cui da quel punto di vista, appunto, le basi sono ben eseguite e c'è spazio per crescere. C'è qualcosa di gommoso che non so se sono i colori o il tratto che Sì, però alla fine appunto. ci sta. Cioè, non, mi sembra funzionare abbastanza alla fine. Sì, no, non è brutto. È appunto, si vede che c'è un po' di inesperienza perché appunto ci sono aspetti molto, molto ben riusciti, come appunto la narrazione che si segue bene, e questo è sempre un pregio, anche senza magari cose innovative, però per quello ci sarà tempo. Però, come dicevi tu, la gommosità ogni tanto non funziona troppo. In generale è anche apprezzabile, però in certi personaggi come Lauriel, che sì, è un'accusatrice Cree, quindi ok, è comunque una cosa un po' ridicola, ma dovrebbe essere un po' più minacciosa, magari, ecco, e
nel tratteggio Un dei po' meno vestiti. cibi quasi. Esatto. Per cui comunque non lo giudico un numero non riuscito, però ci mostra un po' tutti quei difettucci che fanno sì che la serie non riesca a spiccare il volo. Ok, e chi ha spiccato il volo invece è assolutamente Green Lantern War Journal, arrivato al numero 7, la serie scritta da Philip Kennedy Johnson e dedicata a Jon Stewart, ai disegni Montos con i colori di Adriano Lucas e il Semperlu. E il lettering di Dave Sharp, e proprio da Montos vorrei partire, perché questi sette numeri, già il fatto che siano stati fatti tutti dallo stesso artista per diciamo quello a cui siamo abituati ultimamente, è quasi un caso, però sono davvero davvero fighi, e questo numero che ha pochissima luce, e sostanzialmente l'unica luce che ha per gran parte è il verde dell'anello, ovviamente, e fa un lavoro fantastico. Cioè, questa costruzione di panel così verticali che ricorda un po' nel tratto forse il Mike Perkins che abbiamo adorato, soprattutto su One Thing. In generale, veramente, non so se sono io troppo tra virgolette esaltato, ma sono stati sette numeri belli, di cui questo con oltretutto una crescita costante. Sì, no, dal punto di vista artistico è un'ottima serie, ho già detto più volte e vabbè, magari risulto ripetitivo, ma mi piace dirlo che non è il mio stile preferito questo, come tu dicevi parlando di Perkins, e appunto ci sono delle cose che non riesco ad apprezzare del tutto, però è un bel numero, cioè lo guardi, è un bel fumetto, cioè, riesco a riconoscerlo anch'io e soprattutto mi è piaciuto tanto anche nel lavoro che magari in questo stile a volte perde un po', che è il lavoro recitativo, ad esempio tra la mamma di John e la figlia barra mostrutto lanternoso, come vogliamo chiamarlo, barra John stesso, mettiamola così, che non era banale e secondo me è molto ben riuscito. Sì, perché lo stile di Montos, appunto, ha questi volti fortemente verosimilianti, quasi da rotoscope, verrebbe quasi da dire. Se questo grande realismo potrebbe portare a un effetto un po' statico, come a volte avviene quando ci troviamo di fronte a questo stile, appunto. In realtà poi Montos, secondo me, è bravo, ad esempio, aggiungendo anche tante linee cinetiche, soprattutto nelle tavole, nei panel in cui ad esempio John sta volando, o allargando il campo e rendendolo da un'inquadratura più stretta verso inquadrature sempre più larghe, che dà l'idea un po' di come i personaggi si muovono anche all'interno dello spazio, appunto. Sono tavole che non sono mai statiche, non sono mai, come dicevi giustamente, defrizzate, ma a me mi danno sempre questa sensazione forte di evoluzione, di qualcosa che sotto sta quasi ribollendo, tra virgolette, ed è una sensazione di orrore interno che comunque ho dal primo numero, che va ovviamente di pari passo con tutta la storyline che stiamo vedendo di questa Revenant Queen, che poi nel numero scorso si era venuta a scoprire che era in realtà una nuova, come dire, una nuova fase, una nuova incarnazione di Holgrun, che per chi se lo ricordasse era comparso nella serie di Action Comics, sempre scritta da Philip Kennedy Johnson, appunto, e che era un po' alla base di tutto quel de Pietre Genesi, eccetera, su cui proprio la run dello stesso autore aveva approfondito così tanto. E al di là di questi risvolti, mi piace come si cerchi di esplorare Jon Stewart. In parte lo abbiamo visto, cioè con questo suo ruolo e con questa sua fatica ad accettare quasi, o a rendersi conto che è di più di un semplice soldato, che è un qualcosa anche che viene spesso imputato al personaggio, che negli ultimi anni ha perso un po' anche quel ruolo di architetto che ha sempre avuto, proprio che fa parte delle proprie origini, e si è sempre quasi solo andati ad esplorare l'aspetto appunto del soldato e della guerra. E allo stesso tempo, appunto, queste
nuovi poteri, queste nuove cose che gli stanno succedendo intorno, che magari anche lui non è totalmente in grado di comprendere e di gestire. In mezzo a tutto questo, anche cose più piccole, ma che comunque secondo me funzionano molto, il costume su tutti, secondo me è fighissimo. E in generale, comunque, una sensazione che ho sempre con la scrittura di Philip Kennedy Johnson di un grandissimo world building. Anche qui, facendo il parallelo con Action Comics, risiamo nello spazio profondo, lontani dalla Terra, con popolazioni e culture diverse, e anche se sono magari minimamente accennato, se si vede poco o pochissimo, Johnson dà sempre, almeno dà sempre la sensazione che stia costruendo qualcosa, che sia appunto un qualcosa di in espansione, che non siano solo punti di storia, diciamo, e battute tirate lì per aumentare il conteggio delle pagine. No, concordo sulla tua, diciamo, disamina su tutti gli elementi che Philip Kennedy Johnson riesce a mettere nelle sue storie. E in questo caso ho apprezzato anche come abbia appunto coinvolto Steel, che nella Super Family sembrava essersi andato un po' a perdere, e qui assume un ruolo più interessante. Sì, bellissimo l'arrivo, tra l'altro, super, super potente. Però sì, continua a essere una serie a questo punto, perché credo che sia ongoing. Ora vado un attimo a memoria, che forse sta passando un po' sotto traccia, ma soprattutto se siete fan delle lanterne, o comunque siete fan dell'aspetto più cosmico e vi piace comunque diciamo, i risvolti anche un po' sci-fi dell'universo DC, io mi sento veramente tanto di consigliarla, perché ogni volta che la leggo magari lascio indietro un paio di numeri di cora, la recupero, ogni volta dico: ma scusa, ma perché non la leggo mensilmente? Ogni volta dico: ma è bella! E vabbè, però non si può fare tutto sempre. Filo, se non hai altro da aggiungere, da un eroe Black, passiamo a un altro eroe Black, questa volta di casa Marvel, con cui concludiamo la prima parte, perché settimana scorsa abbiamo parlato di come Ultimate Black Panther ci stia sorprendendo anche lì, e ci stia regalando più gioie di quelle che ci aspettavamo. Si è conclusa invece questa settimana Black Panther numero 10 con il numero 10 scritta da Eve Ewing. E a proposito, mi verrebbe da dire, di serie passate sotto traccia, sinceramente io credo Black Panther di aver letto forse i primi due e poi averla mollata. Ho fatto male? Dovevo fare di più? Com'è Ma andata? devo dire che appunto i viewing, che come abbiamo detto sarà incaricata anche del rilancio di una delle tre principali serie X in futuro, è una scrittrice a cui brava, che funziona, ma che non è mai riuscita del tutto a conquistarmi in tutti i suoi lavori in casa Marvel, sia sui Campioni, in cui ha fatto una discreta serie dei Campioni, ma che non ha raggiunto i picchi di quelle precedenti di Wade, sia su Riri, forse la sua serie migliore, che anche qui su questo Black Panther, che ha avuto tante cose interessanti, l'approccio più street, e anche, diciamo, i comprimari creati, ecco, da quel punto di vista il world building e la città, Birnin Chaka mi sembra che si chiami, purtroppo con i nomi wakandiani ogni tanto vado in difficoltà, e anche Niobe, che è questo, diciamo, uomo che si occupa della comunità, quasi social worker da un certo punto di vista. Appunto, il loro rapporto con Chal, il rapporto con Chal, che approfondisce questa città di cui sapeva poco all'interno del suo regno. Tutta questa parte, secondo me, è stata molto ben eseguita. Quello che è un po' fallito è stato, diciamo, il villain, perché quello che all'inizio, no, era questo scontro fra bande criminali, poi è evoluto in questa creatura mistica, che dal punto di vista del, diciamo, della rappresentazione su tavola è stata anche efficace. Mi è piaciuto molto il lavoro che ha fatto Allen in questo ultimo numero. Però
però e anche come concept si lega bene al Wakanda, certe cose fatte da Coats nella sua run, si vede che sono stati fatti i compiti, però è stato uno shift un po' di prospettiva a partire rispetto ai primi numeri, che non ha del tutto funzionato, anche con quel ruolo di Monet a metà, un po' da nulla. Insomma, nonostante il finale tematicamente, il rigetto di questa fame, di questa vendetta, di queste faide, per arrivare a una, anche attraverso, la consapevolezza di sé e la, pietà che funzionano, appunto, tematicamente è efficace, ma poi, è mancato un po' qualcosina nello scontro, ecco. Perché il villain è anche, il padre morto di questa gangster, non hanno avuto lo spazio che permetteva loro, che avrebbe permesso loro di brillare di più. E appunto, mi è piaciuto anche, ad esempio, che sia stato ripescato M'Baku e l'impero intergalattico del Wakanda, che non si vedevano da, appunto, Te lo dal numero. ricordi per la serie? L'ultimo ad averci tirato fuori qualcosa di interessante era stato appunto il nostro amico Ewing su Sword all'inizio di X-Men Red, e il ruolo in questo finale secondo me è stato molto ben eseguito, però è mancato un po' qualcosina, soprattutto perché anche dal punto di vista artistico Chris Allen, che è l'artista titolare di questa serie, che in questo numero 10 in realtà mi è piaciuto particolarmente più del solito. Comunque si vede che è uno Stormbreaker, per cui è appena arrivato sulla scena, gli manca qualcosa. Secondo me è cresciuto molto rispetto ai numeri che aveva fatto su Miles. Però su questi 10 numeri ne ha fatti 3 da solo, uno il numero 5 o 6, mi pare. No, il numero 6 è stato fatto da Orak. Il numero 5 e il numero 4 sono stati fatti da Chatter, e poi tipo tutti i numeri dal 6 al 9 sono stati fatti, e anche il 4 stesso, quindi sono stati fatti da Allen e Chatter assieme, per cui Un po' troppi soldi. non è una percentuale del tutto soddisfacente, mettiamola così, per quanto possiamo essere comprensivi con la lunghezza delle consegne. E appunto perché mette tantissimi, tantissimi dettagli, e forse esagera, perché tutti questi dettagli secondo me funzionano benissimo, ad esempio nel villain, in questo caso con tutti questi occhi, queste teste che sono gli spiriti di cui ha preso il controllo, e lo rendono molto efficace, e appunto in primo piano possono funzionare, però in altri casi secondo me sì. Possono essere efficaci, ad esempio sui costumi, su questa tuta spaziale che si vede in questo numero, è molto figa, ma alla fine secondo me appesantiscono troppo la tavola, e poi appunto non aiutano l'artista con le consegne, che sappiamo nel fumetto seriale sono un bel problema, e Forse le il tavole sono problema non è neanche i dettagli sul costume, sul demone, sugli eccetera. sfondi. Sono gli sfondi che sono iper particolareggiati, ad esempio all'interno di questa navicella, insomma, che veramente puoi vedere fino all'ultimo pulsante che può essere premuto. Che da una parte posso dire è sicuramente incredibile, però dall'altra è pure troppo. Cioè, Sì, sono. le tavole sono tanto piene. Se pensi alla doppia, quella che anche fa da titolo, che ha una costruzione in diagonale molto bella. Ma allora, in alto a sinistra, dove c'è il titolo, ci sono appunto Challa con la nuova alleata, le teste dei vari personaggi. Lì ancora ancora. Poi guardi, in alto a destra c'è questa base spaziale barra astronave. Ok, è dettagliatissima, è bellissima, ma queste linee fanno sì che la tavola è bella piena, con poi tant'è che ha dovuto usare in questo numero 3 inchiostratori diversi, lui stesso compreso, e 2 coloristi diversi. La tavola è Sì, pienissima, non so se e forse poi anche con i colori. ti perdi anche i personaggi in scena. Per cui, secondo me, appunto, è un artista che
sui corpi è cresciuto, mi sta piacendo sempre di più, appunto sta arrivando uno stile, come parlavamo prima, magari anche più gommoso, ma che non mi dispiace, e che però ecco, come mi sento un po' professoressa di italiano, scusa, perdonate un po' il mio sessismo nella scelta, del liceo, che dice allo studente: devi trovare il dono della sintesi. In questo caso forse dovrei essere professore d'arte per dirlo, però serve un po' di sintesi in più, e perché appunto tutti questi dettagli negli sfondi sì, aiutano a creare un mondo più pieno, più interessante, ma a volte sono troppo e fanno sì che anche l'occhio non sappia bene come seguire sulla tavola, perché come seguire sulla tavola i personaggi stessi, perché appunto viene distratto da tante cose. Invece è importante appunto nel fumetto che l'occhio sappia come seguire i balloon, i personaggi in movimento, e non sia troppo... Sì, il dettaglio in più è bello, poi se uno passa tanto tempo sulle tavole sicuramente aggiunge, ma in questo caso toglie qualcosa alla narrazione. Sì, come dicevo, non so se magari anche è una questione di colori, che poteva magari fare delle scelte con una colorazione più piatta, magari con uno schema anche diverso, perché faccio l'esempio del villain, così viola e violaceo ovviamente, però quello risalta sempre, però ovviamente il costume scialla nero su questa navicella, in cui sostanzialmente vedi è tutta buia, è tutta nera all'interno, e ci sono i cavi, e c'è i tubi, e c'è la console, e c'è la croce, che è tutto sul nero, e c'è dei momenti in cui quasi ti perdi il personaggio, come dici te, non vedi neanche il personaggio, quindi mi verrebbe a dire anche meno, proprio detto proprio così, perché poi quando invece la tavola ha più spazio e quindi i dettagli diventano un fattore, sono ad esempio appunto quando compare M'Baku, che è questa tavola con le vignette laterali e la figura invece che esce verticalmente sulla sinistra, il fatto che sia così particolareggiata, una figura quasi solitaria, diciamo, con i guanti, con la sciarpa, la stola, scusate, diventa fighissimo, cioè se ne guadagna tanto. Come dicevi te, ci vuole un po' di sintesi. E appunto la serie si chiude, devo dire, il finale è abbastanza soddisfacente per quello che è stato sviluppato in questi 10 numeri, e però da un certo punto è più un'evoluzione interiore del personaggio Challa, che è più consapevole della volontà di quello che è importante per i propri sudditi, o almeno per una parte di loro, però dal punto di vista dello status quo è un po' allo stesso punto di dove l'abbiamo lasciato, e sono curioso dopo Blood Hunt, quando forse verranno rilanciate altre serie e ci saranno ufficialmente i vari shift di editor eccetera eccetera, vedere un po' la situazione per vari eroi, appunto Challa compreso, quale sarà. Sì, sono molto curioso anch'io, anche perché per ora non se ne è saputo niente, ma immagino che, come dicevi anche te, Blood Hunt serva anche un po' per, diciamo, dare un'ultima risistemazione generale. Detto questo, direi che per la prima parte abbiamo già detto abbastanza, vedo il cronometro che scorre, facciamo una pausa brevissima, come sentite magari cerco di recuperare un filo di voce, e ci sentiamo tra poco, quindi restate con noi, a tra poco. E rieccoci dopo la nostra proficua pausa, in cui speriamo che Giorgio abbia ripreso tutta la voce, no poveraccio, scherzo, per parlare un po' del eroe di punta, anche se non dal punto di vista delle vendite, ma sicuramente dal punto di vista dell'iconografia di casa DC, perché parliamo di questo finale prima del crossoverone con Action Comics, che porterà poi anche all'evento estivo House of Brainiac. Parliamo di Superman numero 12, che va a chiudere un po' questo approfondimento sul passato di Lex e i suoi cattivi. Sì, perché nel numero 12, appunto, sempre scritto da Joshua Williamson, questa volta con i disegni di David Baldeon, colorato da Rex Locus, come diceva Filo, è un po' l'ultimo tassello che ci mancava per completare, per concludere questi, di fatto,
grande arco, questi primi 12 numeri che di fatto sono stati tutti un continuo, perché veniamo a vedere insomma che Lex del perché di questi Graft e altri questo team di villain un po' strani erano in realtà i villain di Lex del suo passato da pseudo supereroe. Tra l'altro sul costume di Lex Baldeon fa forse la tavola o la vignetta migliore di tutto il numero, ma su questo ci ritorneremo più avanti. E allo stesso tempo, però, proprio di villain per me continuano ad essere un po' il grosso punto debole di questa serie, e lo sono stati anche, come avevamo detto anche settimana scorsa. Comunque è in generale un po' un tallone d'Achille per il caro Joshua Williamson. Perché anche il ruolo della madre tornata improvvisamente, che in questo numero si mette la tuta da Lex e vuole menare il figlio, sinceramente, boh, non so come l'hai vista te, Filo, a me è sembrato un po' no. Cioè, non so neanche bene come definirla, ma non Allora, una comparsata un po' da soppopera che alla fine mi è concordo con te sembrata. che il ruolo della mamma di Lex è la cosa meno riuscita di questi primi 12 numeri e anche un po' questi due villain del passato graficamente non mi hanno del tutto convinto, anche se sono tre, e il Chained in realtà non mi dispiaceva, adesso non ricordo il nome preciso. Però secondo me nei primi numeri, quelli un po' più one shot, qualche villain che non è villain non era efficace, ci ha regalato in questo numero una delle mie tavole preferite, ovvero Rudy, a.k.a. Parasite, che fa un'espressione che è mostruoso, però quando dice a Superman, I've been good Superman, I want to help, and you are Rudy, è bellissimo, gli voglio un sacco bene. This is the best villa I ever had, mentre si mangia la criptonite totale. Best boy, cosa che non mi aspettavo di dire riguardo Parasite, No, decisamente. però molto carino, appunto. In generale mi è piaciuto un po' come Superman abbia riutilizzato in questo ultimo numero, in un ruolo un po' più scientifico, la SuperCorp, che è l'ex-corp, anche se è sempre un po' troppo buono nei confronti di Lex, ecco. Sì, anche Williamson secondo me è un po' troppo buono nei confronti di Lex. Infatti, l'altra cosa che non mi ha. Anche Jimmy Olsen è un po' troppo buono nei confronti di Lex. Sì. Insomma, gli vanno tutte bene a Lex. E questo continuo cercare di riabilitare il villain non è che ne sia un grande fan. Anzi, per me, come abbiamo detto anche le altre volte, è giusto che Lex sia sempre il cattivo. Cioè, non mi piace quando poi si fa vedere che, ma alla fine non è così buono. No. Beh, oggi più che mai Lex rappresenta l'archetipo, secondo me, di cattivo, che è cattivo non per sua natura, ma perché le azioni che compie sono intrinsecamente malvagie. Te lo ricordi Mark Waid che voleva raccontarci i suoi ultimi giorni? Chissà che fine Già, cazzo, quando è. uscirà quella lì? Boh, non lo so perché adesso tipo Itch, adesso ci sarà il lancio della roba di Ghost Machine, di come si chiama, di Ah sì, Gian di Gianjoffo e. Gioffo Jones e compagnie, tipo una delle incentivi è tipo Itch che per certi negozi deve fare le varie cover personalizzate. Non so, poveraccio, non so quando avrà mai più tempo di disegnare Superman, ma questi sono altri discorsi. Ah, ti dico, il numero 2 avevo aperto League of Comic Geeks, è direttamente TBD, neanche. Appunto. Vabbè, prima o poi, tanto io non mi ricordo tra l'altro assolutamente niente di cosa succede nell'uno, ma vabbè, prima o poi, quando sarà il momento, faremo un ripasso. Tornando invece a Superman 12, mi è piaciuto dall'altra parte invece, come dicevi anche te, il ruolo di Clark in questa versione scienziata, appunto con questo ribaltamento dei ruoli con Lex nella tuta da Superman. Fuori, mentre Clark, appunto, con il camice da scienziato, ovviamente camice sempre brandizzato perché è giusto così, ma devo dire che sono stati 12 numeri, pur con qualche dubbio, come dicevo, sui villain, che mi hanno comunque convinto e che però allo stesso tempo, e mi sembra anche qui di ridire sempre le stesse cose,
A Williamson gli manca veramente sempre un centesimo. O sono io che mi sono fissato su questa cosa e no, non riesco più ad uscirne. No, concordo. I primi mi avevano fatto sperare in un qualcosa di più. Forse anche perché c'era Jamal Campbell. Non Sì. che gli artisti dopo siano stati scarsi, anche Bruno Redondo, lo stesso Baldeon. Poi c'era stato, oddio, chi è che aveva fatto tipo il Sto 7? andando a ricercare Melnikov. Cioè, Medico. tutti Sì. ottimi artisti, però chiaramente Jamal Campbell è un unicum nel panorama contemporaneo. E le sue cover continuano a essere molto belle. E però sì, diciamo che questo tanto Lex gli è mancato un qualcosina più, non solo nel fatto che tu dicevi di riabilitare, ma mentre nei primi numeri comunque c'era un forte accento su Metropolis, raccontare la città aveva un ruolo importante in come i villain diciamo attaccavano Superman e anche come sconfiggere. Poi l'accento si è spostato un po' di più sull'azienda, nonostante appunto qui sia in pericolo tutta Metropolis, si vede di più il passato di Lex, quella dimensione appunto più di contatto con i cittadini, e questa Lois che deve far finta di non conoscere Superman, hanno fatto perdere un pochino di quel Di cuore brio. che nei primi numeri che c'è ancora, ma fatica un po' di più ad emergere. Per cui, ecco, forse quello si è perso un pochino. Resta comunque un'ottima serie, ecco, secondo me. Appunto, proprio perché, nonostante i tanti cambi e tutti gli artisti che si sono alternati sono stati di ottimo, se non superiore livello. Per cui. Sì, sono curioso ora di vedere cosa ne sarà di House of Brainiac. Mi sembra che sarà disegnato da Rafa Sandoval, se non ricordo male. Sì, perché parte su Action Comics e poi prosegue su Superman avanti e indietro. E credo, sì, che appunto Sandoval, che ha già collaborato con Williamson, scusa, su Action Comics, ma con Philip Kennedy Johnson più volte. Tra l'altro sarà un po' l'ennesima prova del 9 perché House of Brainiac appunto dovrà introdurre questa Miss Brainiac, Brainiac Queen, non lo ricordo neanche, quindi un nuovo villain un'altra volta e ora insomma Joshua, come dire, è il tuo momento, però ci devi dare qualcosa di più, non può, dai, se no, come dire, questa è l'ultima occasione, devi trovare quel qualcosa in più e boh, insomma. Facciamo il tifo per te più o meno, anche perché comunque, come dicevi anche te, Filo, poi sarà un evento che comunque avrà ripercussioni su tutto l'universo DC. Detto questo, torniamo in casa Marvel per qualcuno che i villain li sa scrivere abbastanza bene, ma soprattutto sa scrivere questo rapporto di stima e amicizia profonda che sinceramente mi fa emozionare ogni volta perché. Se X-Men Forever era Immortal Comics numero 19, Resurrection of Magneto, o Magneto è X-Men Red numero 18, cioè 20 a questo punto, 21. 21, sì, e appunto è un gran numero. Come dicevamo, la serie seguiva questa struttura, no? I numeri dispari dedicati a Tempesta, i numeri pari dedicati a Magneto, anche se poi in questo numero 3 sì, c'è tanta Tempesta, ma c'è tanto Magnus. Lo abbiamo detto più volte, è una serie che ha un compito non facile. Ha un compito non facile perché è una serie molto metafisica, in cui è tutto un lavoro sui personaggi e che allo stesso tempo deve giustificare quella che poi è qualcosa che servirà diciamo, al prossimo editor, al prossimo rilancio, cioè il ritorno di Magneto, così poco dopo la morte avvenuta su X-Men Red numero 5 o 6, adesso non ricordo più qual era quel numero, il 6 credo. E lo fa scavando appunto nei due personaggi protagonisti in quella scena, cioè appunto Magneto e Tempesta, e continua a farlo molto bene. E questo numero potrebbe essere, diciamo, il numero delle tentazioni, perché Aurora viene tentata dal re delle ombre in tutte le forme che sono l'opposto della forza fenice.
l'avversario, la forza Goblin e altre di cui no, e soprattutto la maschera Annihilation che abbiamo visto come no, villain assieme a Genesis delle Genesis War, come viene ribadito il messaggio che era di X-Men Red e che è un po' anche antitetico al fumetto in cui poi Ewing continua a scrivere, no? Ed è incredibile questa, da un certo punto di vista, ipocrisia, ma no, che non è ipocrisia, questo contrasto. No, il primo caduto, anche questa altra forza opposta alla Fenice, ha il ruolo di stagnazione, ma non ci può essere stagnazione nel fumetto. E in Tempesta, Tempesta no, tutti vogliono la Tempesta delle prime apparizioni, la dea che non può fallire, che allo stesso tempo è anche quella, no, la reggente di Aracco, come le dice questa tentazione, e che è anche insito in come Tempesta poi si comporta da un certo punto di vista. Questo Jung ce lo dice chiaramente, cioè Tempesta è la prima che si getta nell'azione per essere non cioè perché genuinamente vuole salvare le persone, vuole fare la differenza, così facendo allo stesso tempo, no, si mette al centro della narrazione, che era uno dei temi di X-Men Red, no? Lei però vuole essere al centro, ma allo stesso tempo non voleva essere la reggente di Sol, non voleva essere un sovrano, no? E quindi poi entra a far parte dell'anello, e in questo numero, no, ci ribadisce proprio quel messaggio che non ci sono, il mondo non è binario, cioè non c'è solo bene e male, non è che puoi essere o Bianco e nero. sì, in questo caso un dittatore. O metterti da parte, poi la dea che non fallisce mai, o appunto un personaggio secondario. Quello che fa la differenza è il lavoro di gruppo, l'amicizia, la solidarietà, che non sono debolezze, questo ce lo dice proprio chiaramente, ma sono la forza degli X-Men, che sono un gruppo, e in questo caso sono la forza di Ororo e di Magneto, in una scena bellissima in cui, no, lei mette la mano proprio nel buio, dicendo non siamo mai da soli, e questo le permette di ritrovare Eric, che stringe la mano e vanno a formare quel circuito che aveva permesso di sconfiggere Uranos, e che in questo caso permette di sconfiggere il Re delle Ombre anche a costo di un sacrificio. È una E tavola tra l'altro incredibile, pazzesca. sì, Luciano Vecchio è esploso con questa serie, l'abbiamo già detto, a partire dal numero 1, che forse resta irraggiungibile, ma questo numero 2 pure era stato molto bello, e questo numero 3. La scelta di come rappresentare lo Shadow King, soprattutto in queste tavole, con questa quasi, non so, ricorda un po' Devilman forse come ispirazione, cioè ha queste linee che vanno quasi a dipingere, quindi queste linee spezzate che quindi non c'è un vero tratto, non c'è un contorno, c'è cioè un'assenza di disegno, un'assenza di colore in alcune parti che evidenziano e danno modo di capire dove sia e quali siano le fattezze dello Shadow King e appunto come dicevi tutti questi fulmini che permeano la tavola e ovviamente il sacrificio di Ororo è un numero enorme, questo è un numero enorme, sarà per il carisma innato che questi due personaggi hanno, sarà per il lavoro che Ewing fin da, come dicevi te, ovviamente fin da Red e non solo, anche fin da Sword poi di fatto sta facendo sui due è tutto coerente, tutto logico, anche se, come dicevamo anche le altre volte, magari lo stesso Ewing avrebbe preferito che la morte di Magneto fosse più duratura, magari per dargli ancora più valore, però allo stesso tempo è uno di quei casi in cui dici se proprio deve tornare, dobbiamo riportarlo indietro, che sia fatto bene e che sia fatto bene, perché così è fatto molto molto bene. Cioè. Sì, assolutamente, perché poi io finora ho parlato della parte di numero dedicata a Tempesta, ma anche l'analisi di Magneto, no? E dopo appunto il numero precedente in cui si puniva ed era messo a confronto con. Tutte le morti che aveva causato era, e poi le persone che aveva salvato allo Esatto. stesso tempo.
ma qui invece è più un confrontarsi con se stesso e con tutte le varie identità che ha preso nella sua storia e anche accettare Magneto, cioè Magneto, la rabbia, la sua rabbia, il suprematista mutante, come quella rabbia fosse giustificata e però non fosse giustificato il modo con cui veniva espresso e come questa rabbia fosse importante non per vendetta, ma perché questa rabbia, questa forza debba essere usata per proteggere. Sì, che e poi è una parte di lui, come dicevi giustamente, non è non viene rinnegata o non si cerca di cancellarla dall'esistenza facendo finta di niente. È riuscire a scendere a patti e a capire che anche, appunto, come dicevi te, diciamo, antitetico rispetto al fumetto supereroistico, ma come anche come gli eroi positivi abbiano all'interno dell'oscurità e del nero e dello sbagliato, detto proprio in termini anche un po' banali, e come questo aiutino comunque a costruire le nostre personalità, aiutino a costruire anche il modo in cui poi facciamo del bene. Di nuovo, anche qui si tratta di cose magari non rivoluzionarie, non innovative, ma che però Ewing riesce a mettere, insomma, riesce a raccontarci in un modo sempre fresco e sempre nuovo. Sì, no, assolutamente. Poi, appunto, adesso c'è la pagina finale, no, che ci lascia un po' col cliffhanger, come sarà questo nuovo Magneto, che è appunto in questa posa comunque minacciosa, dice di essere Giovane, mi appunto, verrebbe da dire. sì, anche giovane, per cui vedremo un po'. Come andrà a chiudere la vicenda dal punto di vista drammatico Ewing, che si diverte sempre di più, no, con le metanarrazioni che riguardano la produzione del fumetto stesso, però, come abbiamo detto più volte, nel farlo non sacrifica i personaggi e questo è veramente una cosa che non è da tutti ultimamente. No, infatti, insomma, voglio sapere quali saranno i prossimi progetti, ovunque si siano. Come sempre, molto, molto, molto carichi. Eravamo molto carichi, devo dire, Filo, anche per l'ultima entry di settimana DC, che è un one shot particolare, mi viene a dire, perché DC Ape Reel Special, cioè magari con la mia April. April, forse, infatti sto per dire, la mia pronuncia non rende tanto al gioco di parole, però sostanzialmente un numero dedicato ai personaggi scimmieschi dell'universo DC, con tre mini storie appunto a loro dedicate, che chiude questa settimana anche con toni, diciamo, più leggeri, ma fino a un certo punto. Domanda classica che facciamo per i numeri antologici, Filo, dei tre, qual è il preferito, anche se la risposta la so già. Il preferito è sicuramente il secondo racconto, quello dedicato solo, perché poi compare anche nel primo, il nostro amico Detective Chimp, perché, ok, tono leggero, ma in realtà è un thriller scritto da Joshua Hale Fialkov e soprattutto disegnato da Filester, inchiostrato da Eric Gapstow, il suo storico inchiostratore, con i colori di Dick Hanif, e appunto in questa, quante sono? 8. 8 pagine, costruisce una storia molto semplice, ma in cui appunto la tensione e l'assurdo, no, di avere una scimmia parlante giocano un ruolo fondamentale, molto ben eseguito. E poi devo dire, Detective Chimp disegnato da Filestra è bellissimo. È inquietante, però, devo dire, rispetto Sì, ad altri. è inquietante, ma perché la storia lo vuole, però usa molto bene Sì. l'espressività. E appunto in questa atmosfera, no? Poi con la pioggia, i neri, eccetera, funziona benissimo. E anche la posa finale chiude alla grande il racconto. Sì, soprattutto riesce a dare al personaggio un velo malinconico, qualcosa nello sguardo, negli occhi, che sarà anche per l'utilizzo forte dei toni del verde scuro, dell'azzurro, del blu, ma che rendono tutta questa storia malinconica, triste, un velo veramente
pesante su queste 8 pagine, che però, come dicevi, gioca fortemente ovviamente sul surreale avvenimento di Detective Chimp, che sostanzialmente fa l'autostop e viene preso da un uomo che ne ha appena ucciso un altro, e sostanzialmente solo colloquiando tra loro alla fine il detective riesce a di fatto a convincere, possiamo dire, l'uomo a consegnarsi alla polizia. Ed è davvero, c'è un velo che non sta veramente pesante, che non ti aspetteresti da una storia con una scimmia, e soprattutto da una storia dentro quest'albo. E è stato particolare, sorprendente. Filo, dicevi invece prima di iniziare che la prima, che è quella un po' più grottesca e supereroistica, scritta da John Layman con i disegni di Carl Mostert e i colori di David Baron, ti ha convinto un po' meno invece? Mi ha convinto un po' meno perché, no vabbè, è molto divertente con tutte, no, le scimmie buone contro le scimmie cattive. E la scimmie legge... cattive che però non vogliono uccidere altre scimmie. No, non... la Malala forse sì, e per questo poi viene detronizzato anche dai propri stessi alleati. Però appunto è proprio una roba super cacciarone di supereroi, e soprattutto Carl Mostert, questo tratto un po' che è cartoonish ma allo stesso tempo molto dettagliato, che in certi volti, soprattutto con questi dentoni delle scimmie, fa perdere qualcosina, secondo me, appunto. Hanno delle gengive inquietanti, secondo me è quello. Sì, sì, ma anche appunto certe facce del Monkey Prince non tornano il tutto. E poi devo dire, purtroppo, non so, il volto della quella, oddio, come si chiama, della scimmia, quella metallica, Silverback. Sì. Non. Appunto, proprio per il fatto che c'è tanta enfasi sui denti, non mi torna del tutto. Però la storia è divertente quando arrivano poi la Super Ape e anche la JLA, la Jungle League of America. Esatto, è un'ottima pagina. Dal punto di vista dei disegni, ecco, c'è qualcosina che non ha funzionato. Sì, a me Mostert è dispiaciuto di meno rispetto a te, nel senso che alla fine capisco che ci siano un paio di panel, appunto, soprattutto quando le scimmie hanno la bocca aperta, che diventa un effetto, non so, grottesco, quasi inquietante. Non so che se sia qualcosa di voluto, però veramente fa quasi paura, non lo so. Non è il massimo, questo sono d'accordo, però per il resto invece su quando le bocche sono chiuse funziona tutto molto meglio, diciamo così. È comunque una storia simpatica, come dicevete, divertente, molto divertissima. Tra l'altro la cosa strana è che è collegata anche all'ultima storia delle tre, che è di nuovo scritta da Jin Luen Yang, che vi ricorderete era proprio lo sceneggiatore che aveva creato Monkey Prince, protagonista dell'ultima serie, disegnato da Bernard Chang con i colori Marcel Maiolo, appunto, che rimette insieme il team che era dietro appunto proprio a Monkey Prince. E devo dire, è un personaggio che, anche riletto così poco, che secondo me DC dovrebbe provare a sfruttare di più. Comunque ha una vena comica intrinseca che secondo me funziona sempre molto bene. Sì, sì, la storia delle mille braccia che poi non riesce a controllare e poi ritrasforma in peli, funziona molto bene. E anche appunto il nonno ultra humanite. Sì, 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 è un personaggio appunto che come personaggio comico funziona bene. Sì, appunto anche questa è una storiellina divertente, niente di indimenticabile, però davvero... o riscritto a Jin Luen Yang, o comunque inserito in altri contesti, secondo me è un personaggio che ha un potenziale, diciamo, soprattutto per un pubblico più giovanile, importante. Ma forse la chiusura della serie principale, con immagino vendite non scintillanti, avrà fatto virare DC verso altro. Nota di colore finale,
in coda al numero c'è tutta una serie di ristampe di cover con scimmie e gorilla nella storia di Sick, insomma, è sempre un bel vedere. Via, chiuso questo ultima chicca, diciamo, da casa DC della settimana, andiamo con l'ultimo numero invece di casa Marvel, filo in quella invece che è una serie di Black Panther. Ho detto, ne ho letto un numero quella e mi ero perso tanto, e invece Fantastici 4, arrivato al numero 18, è uno di quelli che se ti svegli un giorno, prendi un numero, lo leggi e problemi non ne hai. No, assolutamente, perché continua l'approccio one shot o due numeri di Ryan North a questa serie, che appunto è molto un ritorno all'origine e anche abbastanza un unicum nel panorama contemporaneo, e però si addice molto bene al quartetto che proprio è a casa sua in queste avventure scientifiche in cui ognuno dei membri può far vedere, diciamo, le sue capacità, soprattutto più che i superpoteri, proprio le capacità intellettuali, perché sono appunto mini avventure scientifiche che allo stesso tempo sono anche un quesito intellettuale da risolvere ciascuna settimana. E negli ultimi due numeri è arrivato alle tavole Ross Gomez, che sostituisce Ivan Coelho come artista principale della serie, credo che sarà ancora affiancato da Ivan Fiorelli, e secondo me si addice abbastanza bene al quartetto, anche se magari, come dicevi tu, esagera un po' nella scultoreità dei corpi, in particolare di Reed e Sue, però è un artista che nel rappresentare i poteri è molto forte, in particolare, come abbiamo visto già nella miniserie dedicata a Kamala Khan, è molto forte a utilizzare i poteri gommosi, e ci regala un paio di scene con Reed Richards, sia quando Il fa un po' panel della vita, signore. sia quando fa da copertura tipo gazebo gigante tutto strecciato, ma soprattutto quando allunga gli occhi tipo binocolo, veramente vignetta del 2023 fino a questo momento, pazzesca, super divertente e perfetta reaction pic, da utilizzare sotto a un bel come si dovrebbe chiamare adesso. Ah, E un ok. altro Era andato via un attimo il segnale, avevo sentito sotto un bel e poi non avevo sentito altro, mi ero un attimo spaventato, però No, no. ok. Questo numero poi si segnala anche per la retcon della retcon, cioè i poteri di Franklin che non sono spariti, come aveva provato a far succedere il nostro amico nemico, Dan Slott, durante la sua run, ma bensì, appunto, Ryan North ci racconta che Franklin, ben consapevole del suo improbabile destino in cui ha già incontrato se stesso nel futuro, si è autoinvecchiato, diciamo, mette in stasi i suoi poteri tutto l'anno tranne un giorno in cui per poter crescere come un ragazzo normale, poi il giorno che gli tornano i poteri li usa un po' per monitorare la situa, in questo caso per rilevare una minaccia data da un come si chiama? Asteroidi invisibili. Esatto, una tempesta di asteroidi invisibili, e cercare di usarli appunto per aiutare dietro alle quinte la propria famiglia, prima di tornare. E in tutto ciò vediamo che però c'è un qualcuno che trama contro Franklin stesso, e che sembra essere il barone Mordo, cioè un villain classico. Cioè, dal look sembra lui, però non riesco a capire se sia proprio lui No, stesso. non Ah, è. no, forse è Cosa? Come si chiama? Immortus. Nick Scratch? Me l'ero anche segnato perché non mi ricordavo assolutamente chi era. No, è che la barba è quella di Mordo e mi ha tratto in inganno. Nicholas Ecco. Scratch, figlio di Agatha Harkness. Ok, questo no, me l'ero totalmente perso, non me lo ricordavo assolutamente. Comparso per la prima volta su Fantastic 485. Ora arriva Eh, Giova e ci manda a fanculo, me lo sento sì, tantissimo, però. sì, sì, sicuramente. Ok, e no, a parte quello, appunto,
Però, nonostante appunto il sabotaggio, vediamo che l'abilità dei Fantastici 4 è tale, e in questo caso, grazie anche all'ispirazione data da Alicia, e costruiscono una specie di raggio laser per giocare a Space Invaders con gli asteroidi e riescono a salvare la situazione. Ed è proprio queste scemenze parascientifiche, che però hanno una base scientifica, in cui l'abilità di North emerge soprattutto, perché è proprio un unicum nel panorama degli scrittori contemporanei di fumetto, perché proprio comunque lui è una preparazione in questo campo, e fra l'altro ha scritto anche dei libri dedicati, cioè nel se non dedicati nel senso come insegnare la scienza a qualcuno. Ha fatto anche il libro, adesso non ricordo il titolo, in cui pensa materialmente a come diventare un super cattivo, e cioè proprio nel libro ti mostra come costruire la tua base segreta e cerca di farlo nella maniera più realistica possibile. Per cui è un personaggio stranissimo, e appunto questo suo, ecco, How to take over the world, Practical Schemes and Scientific Solutions for an Aspiring Supervillain. Bello. C'è anche l'altro, che è How to Invent Everything, A Survival Guide for the Stranded Time Traveler. Capito? Cioè, ha proprio questo approccio qua, che è super adatto appunto al tono scelto per la serie, è super adatto a Reed Richards e a tutto il quartetto. E appunto il problema, l'avventura scientifica della settimana funziona molto bene. E fra l'altro, poi anche la voce per i personaggi secondari, appunto, avevano detto nei primi numeri come aveva gestito bene il fatto che fossero uno incentrato su un membro diverso, ma adesso che sono tornati i figli, cioè tipo Valeria ha una battuta in questo numero ed è perfetta, è pura figlia di Reed Richards e figlioccia di Destino. Cioè, è già che la chiama Mother, no, questo è pu puro destino il fatto che qualcuno chiami la propria mamma madre, no? I've repeatedly asked to be woken up for any apocalyptic event, and yet again you let me strip through it. Unbelievable, no? È proprio la figlioccia del dottor Destino, quando dice che vuole essere presente, diciamo, a risolvere Quando l'evento finisce il mondo ci apocalittico. vuole essere perché lei, appunto, lei può fermare tutto, invece lei Sì, lascia sì. dormire. E anche, no, Franklin, che non ha i poteri, eccetera, no, c'è il metajoke. Non avete mai usato i poteri così, non avrei mai indovinato, no? E la risposta di Sue è perfetta. Per cui questa serie continua a essere deliziosamente, appunto, un unicum divertente. Poi devo dire, abbiamo parlato di Gomez per la tavola meme, super bella, ma c'è un paio di fiamme, Johnny che usa la fiamma, la tavola in cui Reed viene bucato da tutti gli asteroidi, sono molto belle. Sì, su Gomez io sono ancora un po' a metà del guado, perché da una parte quelle che stavi dicendo ora te, diciamo le tavole più larghe, più anche apocalittiche, quindi a questo punto funzionano molto bene. Come dicevi, i fuochi, le esplosioni sono di impatto, anche la scelta delle inquadrature, ad esempio dal basso, e anche le vignette, la tavola con tutte le vignette. Le nove la griglia 9 quando riparte tutto funziona molto bene. Però io, tavola meme, panel meme, a parte i volti, soprattutto di Richards e su, non lo so, continuano a non Ah. Su convincermi, e è un po' secondo troppo me. giovanile, però invece Reed a me non dispiace. Secondo me riesce a mantenerlo, sì, forse un po' più giovane in certe espressioni, però abbastanza, diciamo. Non so se anche qui mi sono fissato sull'idea che a questa serie manchi veramente solo un artista con un tono diverso per fare veramente, non dico il definitivo salto di qualità, però per raggiungere uno status più alto. Perché
anche questo numero di Coelho, l'avevo detto più volte, che non mi sembrava centrato per quella che era la storia. Non lo so, anche Gomez, boh, non lo so. No. Ma secondo me Coelho era un po' troppo manga da un certo punto di vista, super dinamico, super... Poi vabbè, disegnava la cosa senza collo, invece almeno Carlos Gomez il collo a Ben ce lo mette, per cui questo è sicuramente un miglioramento. Però secondo me ha il tono giusto, sì, forse disegna su troppo giovane, anzi sicuramente disegna su troppo giovane, però e anche lì in qualche espressione, però al di là di quello secondo me è invece una scelta piuttosto azzeccata. Perché comunque la serie A della commedia, e in quello appunto l'artista spagnolo è bravo, anche se sì, il suo fit migliore resta Exterminator Horse, cioè la versione al femminile è totalmente sopra le righe di Lea Williams, ma nonostante ciò non lo trovo così diciamo negativo per questa no, serie. No, non è negativo, un po' la stessa sensazione di Coelho, appunto. Hai fatto l'esempio di Exterminators, dove Gomez mi era piaciuto tantissimo, però è proprio che non mi sembra siano del tutto centrati sulla serie, cioè che siano del tutto sulle stesse lunghezze d'onda della serie. E però te l'ho detto, non saprei in questo momento, e mi rendo conto quindi che sto dicendo cose un po' che neanche chi pensare di metterci, cioè anche che stile, no? Non lo so, questo tarlo che ho continuamente nella testa che forse non mi fa apprezzare al 100% quella che rimane invece una serie che, come hai detto, anche per la sua struttura molto episodica, continua ad essere veramente una grande forza. Sì, sì, no, sarei curioso di vedere un tono, la Erika Anderson con cui Gomez ha collaborato, sì, con cui Norta ha collaborato più volte. Però anche lì, nonostante sia uno stile che a me particolarmente piace tanto, non credo sarebbe un fit ideale. E invece questo misto è nella direzione giusta. Questo misto appunto di cartunesco e comicità, ma anche con un supereroismo più classico nelle scene d'azione. Ok, quindi niente, anche Fantastici 4 ovviamente continueremo a seguirli in futuro ovviamente dovrete continuare a seguire noi come sempre cercando Fumettocrazia su tutti gli aggregatori di podcast, ovviamente da i più famosi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, chi più ne ha più ne metta. Con Fumettocrazia ci trovate anche sui principali social network, o come sempre tutti questi link li trovate nella descrizione dell'episodio, dove c'è come sempre anche il link al nostro gruppo Telegram. Nella pagina Linktree trovate anche il link con la lista di tutte i fumetti di cui abbiamo parlato durante le settimane fumettistiche, quindi se ve li volete recuperare in un secondo momento magari in italiano e volete a quel punto riascoltare cosa ne pensavamo, una semplice ricerca e trovate il link all'episodio corrente. Detto questo, Filo, direi che per la settimana è veramente tutto e non rimane che dare appuntamento finalmente al prossimo Bellissimi, perché questo sabato uscirà appunto il primo episodio del nuovo terzetto. E come siamo? Pronti? Siamo carichi? Hai iniziato a leggere un po'? Ho già letto tutto, sono prontissimo, sì, no, ho fatto i compiti questa volta. Pronti perché andremo a leggere insieme la Justice League of America di Grant Morrison e Howard Porter, e quindi sarà un bel viaggio indietro nel tempo fino agli anni 90. Di nuovo, quindi restate con noi anche per le prossime settimane fumettistiche, e Filo, quindi davvero ora è tutto, grazie e ci sentiamo prossimamente. Ci sentiamo appunto per parlare un po' del tuo amico Grantuzzo, poi per parlare la settimana prossima di Ultimate Spider-Man, del finale di una delle due serie del nostro amico Benjamin Percy, X-Force, yes. Numero 50, cioè Rotbox. Non parleremo di Mary Jane che parla come Batman, parleremo no. Invece probabilmente parleremo di Batman invece del Batman originale e di tanto tanto altro.
va bene. Allora, grazie ancora Filo, anche da Giorgio Ceragioli è veramente tutto. Fumettocrazia, episodio 163. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!